tradizioni culturali di questo paese. Cioè quelle che rappresentano un'iniziativa importante che serve a rilanciare un posto, quello della biblioteca, che ultimamente diciamo era frequentato un po' meno. Sicuramente è un'iniziativa molto interessante, molto importante per il nostro paese, anche perché la cultura purtroppo negli ultimi tempi diciamo che non è stata proprio al primo posto per i vari problemi che si sono avuti nella società. E spero che questa opportunità possa dare la possibilità ai nostri giovani, ai nostri ragazzi di poter usare questo luogo che dovrebbe diventare familiare per ognuno di noi, e che possa dare la possibilità dello studio qui sul posto, e oggi con questa opportunità spero che questa opportunità venga data ai ragazzi in modo completo, quindi possono utilizzare venendo qui sia libri che anche diciamo il collegamento wifi portando il computer personale. È un'iniziativa che l'amministrazione ha sposato subito, ma che purtroppo diciamo è arrivata da un consigliere d'opposizione. Questo cosa significa? Ma io devo dire che quando un'iniziativa viene, è diciamo un'iniziativa positiva per il paese, o da sinistra o da destra, io non, diciamo che non faccio nessuna distinzione. Io ringrazio il consigliere, nonostante che di sinistra, che ci ha dato questa opportunità, quindi perché no, diciamo, l'ho colta al volo e ovviamente è disponibile al 100%. Consigliere, grazie a lei finalmente parte questo servizio della wifi in biblioteca. Sì, ci tenevo a ringraziare anche chi ha collaborato alla riuscita di questo servizio. Insieme a me, Giuseppe Clemenza e Salvo Amato hanno voluto collaborare come senso di partecipazione attiva a quelle che sono le politiche locali, nel far avviare quello che è un piccolo servizio ma di grande importanza, il servizio wifi, che nasce anni or sono da una proposta portata in consiglio comunale e che ahimè non è stata subito recepita dall'attuale amministrazione comunale, tant'è che abbiamo voluto noi di iniziativa nostra fare l'omaggio di una piccola cosa che era il router, l'access point, per poter avviare quello che è un servizio che è importante per l'utilizzo e la sensibilizzazione all'utilizzo della biblioteca dei più giovani o dei turisti che si trovano a passare per Scordia e che quindi possono collegare il materiale cartaceo, i testi della biblioteca comunale all'utilizzo del wifi tramite portatile o tramite il computer iPad, diciamo. Un servizio che potrebbe riportare quei giovani che questo posto ormai non lo frequentano più. Sì, la speranza è questa, la speranza è portare quanti più giovani possibili all'utilizzo della biblioteca comunale. Non a caso abbiamo voluto affiancare a questa iniziativa di inaugurazione del wifi una iniziativa sui più piccoli. Più piccoli per rendere questo luogo quanto più familiare, in modo che crescendo giorno dopo giorno restano sempre legati e affezionati alla biblioteca comunale e poter la utilizzare poi per quelli che saranno gli studi nelle scuole diciamo avanzate.